Benvenuti a tutti, buon pomeriggio. Sono Antonio Fusco per Planetec, mi occupo di sviluppare il business promuovere le tecnologie Hexagon Geospatial. Ancora grazie per esservi registrati e partecipare in veramente numerosi a questo webinar che vedrà come argomento principale la presentazione della suite DAS Apollo 2018, quindi faremo una veloce carrellata di quelle che sono le principali novità presentate dalla Hexagon Geospatial. DAS Apollo è fa parte della famiglia dei prodotti della Hexagon Geospatial che sono praticamente racchiusi in quella che viene chiamata il Power Portfolio, di cui appunto sono composti anche altri software, dalla Producer Suite, Geomedia, DAS Imagine, alla Platform Suite. Oggi appunto, come detto, ci concentreremo su quelle che sono le peculiarità della suite DAS Apollo, che è una suite pensata principalmente per tutte quelle organizzazioni che hanno grossissimi problemi nella gestione e nella catalogazione di dati geospaziali. Infatti la sempre più maggiore utilizzo dell'informazione telerilevata, dei dati satellitari a disposizione, crea il problema della gestione della della catalogazione e dell'indicizzazione di questi dati all'interno delle organizzazioni. Con DAS Apollo vedremo appunto uno strumento in grado di centralizzare in un unico hub l'informazione geospaziale e renderla poi in maniera efficace e veloce disponibile a tutte le unità presenti all'interno dell'organizzazione. Io a questo punto lascerei la parola a Giuseppe Maldera e per qualsiasi eventuale domanda attraverso la piattaforma che state utilizzando del webinar potrete indirizzare a me o a Giuseppe le eventuali domande e alla fine dell'esposizione avremo una parte dedicata a rispondere a quelle che sono le vostre richieste di informazioni. Prego Giuseppe. Sì, salve a tutti, buonasera. Spero ci sentiate bene, se avete problemi con l'audio scriveteci pure in chat, fateci sapere se tutto procede bene. Antonio ha un po' descritto DAS Apollo. DAS Apollo è uno strumento complesso che permette di fare diverse cose e che oggi noi cercheremo di semplificare, quindi di fare una carrellata di quelle che sono le varie funzionalità a disposizione. In questa slide abbiamo sintetizzato un po' quella che è l'architettura di un sistema basato su Apollo. Quindi vedete sulla sinistra tutti i dati che sono in input al sistema. DAS Apollo permette di gestire tantissimi tipi di dati, raster, vettoriali, nuvole di punti, documenti, video, ma anche formati di dati più particolari come possono essere i documenti o vettoriali salvati su database. Quindi è veramente, da questo punto di vista, è veramente flessibile, permette di catturare tantissimi tipi di dati. Una volta che abbiamo questi dati in input, che cosa permette di fare Apollo? Come appunto anticipava Antonio, DAS Apollo permette di mettere in ordine questi dati. Come fa? DAS Apollo ha la funzionalità più importante di DAS Apollo è proprio la catalogazione dei dati. Come funziona? Tutti questi dati in input vengono analizzati automaticamente dal software che analizza in modo automatico tutti i metadati. Immaginiamo uno shapefile. Di uno shapefile lui è in grado di leggere il sistema di riferimento, il bounding box, cioè l'area che occupa e così via. E ovviamente se parliamo di dati acquisiti da satellite, abbiamo tutti i metadati associati, quindi l'angolo di elevazione, quant'altro, la dimensione del pixel, tutto quello che è metadato. Quindi lui, Apollo, permette di analizzare questi dati in automatico, analizza i metadati e li salva in un catalogo. Una volta che i dati sono in un catalogo, sono ricercabili in modo più rapido e più efficiente da tutti gli utenti. Quindi
Come questi utenti possono accedere a questi dati? Attraverso dei servizi. Quindi i dati che sono catalogati in Apollo possono essere poi visualizzati su client di diverso tipo, può essere un client web, può essere un software desktop, come ad esempio Adas Imagine, ma anche ArcGIS, AutoCAD e così via. Quindi Apollo cataloga e trasforma poi il dato da un file in un servizio web, in un servizio che è condivisibile poi all'esterno. Ovviamente è importante, quando si parla di servizi web, andare a rispettare quelli che sono gli standard. Apollo in questo, diciamo, da anni diciamo, supporta lo standard OGC a pieno, quindi ha un servizio di catalogo che diciamo, permette di gestire i metadati al meglio. E anche per quanto riguarda la sicurezza di questi dati, diciamo, c'è molta cura e ci sono molte possibilità. Si può utilizzare l'autenticazione integrata di Windows, quindi Active Directory o altri database, insomma tutto quello che in un ambiente enterprise, quindi in un'organizzazione o una, diciamo, una amministrazione pubblica richiede, quindi con dei livelli di sicurezza elevati. Per mostrarvi diciamo, rapidamente il grande vantaggio di Apollo, che è quello della catalogazione, volevo, piuttosto che mostrarvi solo delle slide, andare a fare un esempio pratico. Quindi passiamo, diciamo, adesso sul server. Che cosa abbiamo qui? Questo qua è il nostro server, come vedete un Windows Server 2012, su cui noi abbiamo installato Airdas Apollo 2018. Allora, come esempio, andremo a vedere, io ho in questa cartella alcuni dati che ho salvato per il webinar, quindi si tratta di file di VG, quindi file di AutoCAD, file CV, Landsat, quindi anche CV sono dei raster sostanzialmente, e vettoriali. Lo strumento Airdas Apollo dispone di un tool che si chiama Data Manager, che permette di gestire il catalogo, permette quindi di organizzare il catalogo dei dati. Qui vedete, io sono già loggato in questo, che, diciamo, in questo strumento, come vedete è un'interfaccia in cui a sinistra c'è la struttura del catalogo e a destra c'è già una mappa in cui posso vedere la preview. Cosa andremo a fare? Andremo a catalogare questi dati utilizzando dei servizi di Apollo che si chiamano crawling, servizi di crawling che sono sostanzialmente dei servizi che analizzano il dato e lo aggiungono al catalogo in modo automatico. Quindi state vedendo il mio monitor, vado in root e creo un aggregate, quello che lui chiama aggregate, che sostanzialmente è una cartella. La chiamo webinar. All'interno di questa cartella creo un'altra cartella che chiamo ICW-ECQ. La struttura del catalogo che vedo qui, diciamo, la scelgo io in base agli utenti, in base alla sicurezza dei dati, ogni cartella ha le sue, diciamo, le sue password, le sue proprietà, ed è indipendente dalla struttura dei file che sono sul server, quindi I dati sul server possono essere organizzati in un modo, poi il catalogo lo organizza in un altro modo. Questo, scusami se ti interrompo, rende ancora più diciamo, strumento integrabile all'interno di quelle che sono le realtà, certo, le organizzazioni che hanno. Perché io posso avere, ad esempio, un unico database, un'unica cartella con tantissimi dati e posso scegliere quali dati diciamo, far visualizzare ai vari utenti, con vari utenti. Perfetto, continuiamo. Quindi andiamo, ho creato questa cartella, voglio andare adesso a catalogare soltanto i file ECV, quindi soltanto i raster di tipo ECV. Clicco con il tasto destro qui sopra e faccio Chrome File System. Quindi mi dice quale cartella vogliamo andare a analizzare. Io gli dico di andare in quella cartella che abbiamo visto prima, quindi Webinar, e gli dico: vogliamo vedere soltanto i file in un certo formato. Come vedete ci sono tantissimi formati, sia raster che video che vettoriali. Quindi io gli dico voglio soltanto i file ECV,
clicco su Next, il crawling, cioè la catalogazione, può venire sia nell'immediato, ma può essere anche schedulata, quindi nel tempo, automatica. in modo da renderla automatica, giustamente. Posso decidere questi dati che vengono catalogati con quali servizi andare ad esporli poi all'esterno e qui scelgo il livello di sicurezza, quindi posso creare vari utenti, eccetera. Come vi dicevo, Elda Sapollo supporta una serie di sensori, nel senso che legge automaticamente i metadati e li archivia nel catalogo, qui quindi c'è un elenco abbastanza popolato che ovviamente può essere poi esteso. Quindi una volta che ho fatto tutto questo, posso cliccare su Finish e in questo modo partirà diciamo, la catalogazione. Come vedete, qui c'è il running, è un job di catalogazione che avviene sul server. Quindi se vado adesso in ECV e clicco su Dataset, vedete che tutti i file che ho in questa cartella, CV, più questo Landsat, che è un altro CV, sono stati aggiunti al catalogo. Che significa aggiunta al catalogo? Che se io clicco su questa qua che è la Landsat e faccio Add to Map, la posso vedere in mappa. E come la vedo in mappa posso anche andare a condividerla con software come ArcGIS, QGIS e altri o client web. Una cosa interessante di questo strumento è che posso aggiungere delle keywords ai vari dati. Ad esempio posso aggiungere a caso aggiungo una keyword, quindi una parola chiave, utilizziamo test 31 queste keywords che cosa sono? Sono delle parole chiave che poi l'utente potrà utilizzare per ricercare questo dato, quindi può essere la data, il numero del sensore, insomma qualsiasi cosa. Adesso se andiamo a vediamo se questi dati adesso sono disponibili su un client web. Quindi passiamo adesso a Geospatial Portal. Che cos'è Geospatial Portal? Come vi dicevo, i dati possono essere condivisi con tantissimi client web. Per fare questa dimostrazione utilizzeremo questo client web, che è un client web diciamo preinstallato con Elda Sapollo, che si chiama Geospatial Portal. Quindi vado ad autenticarmi. Come vedete, posso andare a fare delle diciamo, ricerche sul catalogo attraverso, ad esempio, delle parole chiave. Abbiamo usato test 3105, la copio di qua, non sbagliare. Sono loggato. Quindi vedete, io prima non ero loggato, quindi non me la facevo trovare, per un discorso di sicurezza. Adesso che mi sono loggato, posso aggiungerlo in mappa, ovviamente zoomarci e andare a vederla. Come vi dicevo, di questi dati posso gestire, cioè Apollo permette di gestire i metadati in modo ottimale, per cui ad esempio se io clicco su metadata ISO, posso avere dei metadati già diciamo, presentati in un modo standard, che può essere ovviamente editato, popolato, eccetera. Quindi può essere, diciamo, con Elda Sapollo possiamo andare a costruire, ad esempio, un geoportale per la condivisione dei dati, e così via. Quindi adesso abbiamo fatto un esempio di catalogazione di dati raster, ma potremmo fare anche altri esempi, con i vettoriali, con il numero di punti anche. Questo perché appunto Apollo è una piattaforma che consente la gestione e la Di tanti catalogazione sensori, di di tanti tipi tanti. di dati. Se io ad esempio facciamo un altro esempio e poi andiamo avanti, un altro aggregato, quindi cartella, la chiamo nuvola di punti, nuvola, anche giusto così, faccio di nuovo crawl file system, vado in questa cartella e gli dico di fare il crawling soltanto dei dati LAS. Quindi soltanto i file LAS, andrò in quella cartella, vedrà soltanto i file nuvolo di punti, cioè le LAS, e le aggiungerà al catalogo.
Quindi adesso è partito questo job di questo crawling. Questo crawling è molto importante, diciamo, in realtà Safari. Infatti, una delle novità del 2018 è che è stato aggiunto un crawler, si dice, scalabile, cioè un crawler che può essere dimensionato in modo ottimale e, diciamo, settato sulle caratteristiche del server. Cioè, se il server ha 8 core, 16 core, così via, posso scegliere quanti core, su quanti core far girare questi job di crawling. E questo, diciamo, in termini di performance, sicuramente, diciamo, permette di ottimizzare lo, diciamo, ottimizzare l'utilizzo, la performance e anche l'utilizzo dell'infrastruttura, sicuramente. Quindi adesso questo sta ancora andando, perché comunque sono stata di nuvole di punti. Adesso ho finito. Forse l'ho fatto velocemente. Quindi, diciamo, questo è un grosso vantaggio, diciamo, la possibilità di gestire questi tipi di dati. Uno dei vantaggi, diciamo, una volta che ho questi dati all'interno del catalogo, proprio parlando di numero di punti, è quello che poi lo posso andare a condividere con i client. Quindi, diciamo, proseguiamo, sta andando, perché comunque si tratta di numero di punti, quindi possiamo magari vedere già una che è stata già aggiunta. Quindi se io aggiungo una nuova di punti sul catalogo, quello che posso fare è, una volta che una nuova di punti è aggiunta al catalogo, è servita attraverso sia servizi tipo WMS, ma anche con un protocollo che si chiama ECWP, che è proprietario di Hexagon e permette di condividere questo tipo di dati in modo molto efficace. Infatti, se io aggiungo adesso su Erdas Imaging diciamo, uno dei dati catalogati su Apollo, possiamo vedere come sostanzialmente all'utente sembra di aver aperto, diciamo, questo qui è un dato che è sul nostro server, che noi stiamo visualizzando in Erdas, che possiamo anche vedere addirittura in 3D. Quindi è un protocollo molto, diciamo, performante, ed è un grosso vantaggio per chi lavora con tanti numeri di punti. Per cui, diciamo, con questo esempio rapido volevo semplicemente mostrarvi un po' come funziona il crawling, la catalogazione. Quindi andiamo avanti, così poi nel frattempo magari vediamo se con la catalogazione è da punti. Però non è importante, alla fine è importante che abbiamo capito il concetto. Per cui abbiamo visto un po' che cosa significa avere, diciamo, un catalogo, che cosa significa il crawling. Andiamo avanti. Una volta che i dati sono presenti sul catalogo, quindi sono serviti ai vari client, come abbiamo visto, che sono sia web che desktop, quindi Erdas o altri dati, o altri software. In Erdas Imaging e anche in Geomedia ci sono due connettori che permettono in modo estremamente semplice di andare a caricare dei dati che abbiamo, diciamo, catalogato su Erdas Apollo. Quindi sostanzialmente, diciamo, possiamo vederlo anche al volo. In Erdas, clicco su New 3D View per creare una finestra 3D, faccio Open, e Erdas Apollo. Qui l'utente può collegarsi al server. E andare a fare le sue ricerche utilizzando le keywords, come abbiamo visto prima. Quindi abbiamo il dato che abbiamo catalogato prima, è stato aggiunto al catalogo e quindi è consultabile da un client, in questo caso un client di tipo desktop. Quindi posso aggiungerlo come WMS, QCS e CPP.
se lo aggiungo come, diciamo, nuovo MS, ce l'ho in mappa. Ovviamente, diciamo, per mostrare diciamo, l'interoperabilità di Apollo, potremmo anche aprire un software open source, come ad esempio QGIS, diciamo, i servizi sono standard, quindi i dati sono condivisibili con qualsiasi client. Quindi indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per l'estrazione del dato, Apollo è in grado di interagire e di pubblicare servizi verso questi client o queste piattaforme desktop, sia open source sia proprietarie. Quindi io sono già connesso al server, diciamo, ho fatto dei test prima, comunque vedo tutti i layer che sono aggiunti, e posso andare ad aggiungerli nel mappa in modo molto semplice. Quindi diciamo l'interoperabilità tra le varie piattaforme è assicurata. Diciamo che lavorando ad esempio con GeoMedia, sai, il grosso vantaggio di fare delle ricerche in modo più accurato, quindi c'è proprio un altro connettore tipo quello di Airtas che permette di gestire i dati in modo estremamente semplice. E in realtà il grosso vantaggio di lavorare con GeoMedia, Airtas e Apollo è che in un'organizzazione si può anche fare in modo che i dati vengano aperti non come servizi diciamo sul client, ma direttamente il file. Diciamo, questo può essere pericoloso, però in alcuni workflow può essere utile che un utente acceda direttamente al dato, e la ricerca la può fare comunque tramite l'interfaccia di Apollo, diciamo, tramite questa finestra che permette di interrogare Apollo. Ok, io vado avanti perché il tempo stringe, non vorrei saltare cose. Allora, un aspetto importante. Airtas Apollo abbiamo visto sicuramente un catalogo, permette di pubblicare i dati come servizi, ma è molto di più di questo, perché è, come hai detto tu prima, è un hub, un data hub e anche un service hub, perché Airtas Apollo ha il grosso vantaggio di supportare lo spatial modeler. Mi spiego meglio, per chi non lo conoscesse, in Airtas Imaging e in GeoMedia c'è uno strumento di modellazione di geoprocessing che si chiama Spatial Modeler, che permette all'utente di creare dei workflow automatici. Quando questi workflow sono pronti, quindi indipendentemente se l'utente li costruisce in Airtas o in GeoMedia, possono essere poi pubblicati in Airtas Apollo. Che cosa significa? Che sostanzialmente questo il modellino viene salvato sul server e può essere poi richiamato tramite web, quindi eseguito diciamo sul server, ma da interfaccia web. Quindi diciamo si possono costruire delle applicazioni in cui l'utente processa un dato, diciamo un dato raster o altro tipo di cose. In particolare questi servizi che sono supportati da Airtas Apollo, quindi da questo engine di services di Airtas Apollo, sono di due tipi principalmente, sincroni o asincroni. I modelli sincroni sono quelli che sostanzialmente restituiscono un'informazione in modo rapido. Ipotizziamo, io voglio calcolare, cioè avere un'informazione sui metadati di un'immagine, o voglio calcolare il punto più vicino a una certa area di interesse. Quindi sono tutte cose diciamo rapide. E vengono gestiti con modelli di tipo sincrono. I modelli invece asincroni sono quelli che permettono di andare a creare proprio sostanzialmente hanno in output un raster, quindi permettono di fare dei geoprocessing più pesanti, che possono essere ad esempio un'ortorettifica o un pan sharpening, quindi posso costruire dei tool web per fare diciamo, quello che magari solitamente facciamo con Airtas o con GeoMedia, Airtas Imaging, eccetera. Quindi proprio un geoprocessing on demand. Possiamo, diciamo, abbiamo tempo, vero? Credo di sì. Possiamo fare un esempio veloce di geoprocessing sincrono. Mi spiego meglio, giusto per introdurre, diciamo, spiegare meglio il sistema. Questi servizi sincroni sono praticamente disponibili, sono richiamabili
attraverso delle API di tipo RESTful, per cui adesso vediamo un esempio di esecuzione di questo modello in Airbus e poi attraverso le API RESTful di Apollo. Allora io apro Airbus e su Airbus mi vado a caricare un'immagine, cioè un'immagine, diciamo, questa è un'immagine qualsiasi che stava sul, diciamo, sul server, giusto per come esempio, e poi carico un modellino, per chi diciamo già, è già dimestichetto con Social Model, sicuramente diciamo, riconoscerà questa interfaccia qua. Questo modellino è un modellino molto semplice, che sostanzialmente va a leggere l'immagine e ne legge i metadati. Quindi ipotizziamo che vogliamo diciamo, costruire un'interfaccia in cui un utente clicca sul dato e sa in quale data è stato acquisito o la dimensione del pixel, la possibilità di consultare i metadati contenuti su questo unico raster. È una cosa che solitamente in Airbus si fa così, più edit image metadata, per cui qua lui mi dice diciamo numero di bande, eccetera. Se io adesso eseguo prima il modello tramite Airbus, diciamo, per capire il tipo di risultato, e salvo il risultato in un file di testo, faccio run, vedete si aprono queste porte in cui semplicemente ho quattro input, con quattro parametri, faccio ok, lui lo ha già eseguito, apro il report e come vedete sono tutti questi, diciamo, sono dei metadati. Look angle, vediamo altri qua, sì, il tipo di sensore, la pixel size, il tipo di formato, eccetera. Questo modellino è anche presente sul nostro server di Apollo, quindi può essere eseguito, può essere lanciato tramite delle API di tipo RESTful. Per lanciare queste API io utilizzo uno strumento che si chiama Postman, che è open source, permette quindi sostanzialmente, dato un endpoint, che è questo qua, che è il nostro server, permette di diciamo, fare delle richieste diciamo, con vari metodi, in questo caso si tratta di una richiesta di tipo POST, utilizzando il protocollo HTTP. Per cui, qui come vedete all'interno del corpo ho gli stessi parametri che avevo prima nello Spatial Modeler e vado a lanciarlo, quindi faccio un send. Ho il risultato, come vedete il risultato è un dictionary, quindi un dizionario, è un formato di Airbus che contiene le stesse informazioni che avevo nel file di testo, quindi diciamo la stessa cosa. Praticamente è come se lo lancio in Airbus, però tramite web. E questo è molto utile per integrare funzionalità, magari pensiamo di Airbus Imagine, in un client. Che non so, voglio calcolare il punto che ha il maggior rischio idraulico con un algoritmo che ho fatto in Airbus o con altre cose. Posso creare delle interfacce web, delle applicazioni web intelligenti. Quindi così, in questo modo posso sfruttare le potenzialità sia di Apollo sia di Airbus Imagine insieme. Per cui abbiamo visto il due processing sincrono e asincrono. Sincrono, il tipo asincrono diciamo, è già presente da diversi anni diciamo, in Apollo. Per cui diciamo, sostanzialmente la stessa cosa abbiamo visto qua, però diciamo, impiega più tempo e ha come output un raster. Il vantaggio di questa cosa è che quando lanci un processing in Airbus Apollo, il dato viene automaticamente catalogato, quindi anche il risultato viene catalogato automaticamente. Un aspetto interessante di Airbus Apollo nelle nuove versioni, questa è già presente dal 2016, però nel 2018 è stata migliorata, la email chain. Che cosa è? Gli utenti di Airbus probabilmente conosceranno ImageChain, perché io in Airbus posso aprire un'immagine come ImageChain, per cui se io apro ad esempio questo, immagine a caso,
posso, ho il vantaggio di gestire lo stretching di questa immagine in modalità live. Quindi posso andare ad esempio a applicare un altro stretch, a cambiare l'ordine delle bande, tutto diciamo in modalità live. Dato che Airdas Apollo supporta i modellini di Airdas Imaging, gli sviluppatori di Hexagon hanno pensato, ok, utilizziamo Image Chain su Apollo per lo stile delle immagini. Per cui vado subito al punto, qual è il vantaggio, perché, che cosa significa utilizzare Image Chain su Apollo? Che se pubblico un'immagine con Airdas Apollo, vi faccio vedere questo esempio qui, qui ho due VMS, un VMS diciamo che utilizza una chiamata VMS, quindi che utilizza uno stile diciamo default classico, e una chiamata VMS che utilizza invece Image Chain. Ho tantissimi parametri. Qual è il vantaggio? Che se io prendo questa chiamata e la copio in un browser, vedete, io ovviamente visualizzo l'immagine, perché questa è proprio la chiamata VMS. Avendo tutti questi parametri accodati al VMS standard, posso permettere all'utente di controllare tantissimi parametri, come ad esempio il brightness. Io adesso li sto cambiando diciamo in questo modo, però ovviamente pensate, in un'applicazione web sarebbe un cursore, quindi possiamo controllare questi parametri tramite JavaScript. Sono quindi tantissimi parametri, come anche la temperatura, insomma, il tipo di ricampionamento, eccetera. Addirittura possiamo anche cambiare il sistema di riferimento on the fly. Sono tantissime diciamo, funzionalità che vengono rese disponibili con questi parametri aggiuntivi del VMS. Vado avanti. Quindi, diciamo che tutti questi parametri vengono gestiti sul server, diciamo, vengono preimpostati, però possono essere modificati poi anche sul client. Quindi Apollo permette anche a chi gestisce i dati di controllarne appieno lo stile, sia dei vettoriali che dei raster. Abbiamo già parlato di autenticazione integrata di Windows, per cui è importante, ipotizziamo, pensiamo se dovessimo utilizzare Apollo come hub di servizi in un ambiente che magari utilizza attività elettrica, è importante quindi per un discorso di sicurezza e interoperabilità avere diciamo, questo single sign-on tramite l'autenticazione integrata di Windows. Nella 2018 abbiamo già parlato di API quando abbiamo parlato di geoprocessing, quindi ci sono delle API per eseguire modelli di geoprocessing, ci sono anche delle API per gestire il catalogo. Quindi che cosa significa? Abbiamo visto prima che il catalogo lo abbiamo gestito tramite data manager, quindi tramite interfaccia. È possibile anche andare a fare crawling, aggiungere un dato o una cartella tramite queste API. Andiamo un po' ad approfondire queste API. Questo qua è il nostro server, come vedete, diciamo, questa è la pagina principale, l'interfaccia web principale di Apollo, dove possiamo lanciare il geospatial portal, l'interfaccia web del catalogo, e abbiamo accesso anche alla API console. Ovviamente sono loggato qui come admin e vedete ho diciamo, una serie di API che permettono di gestire il catalogo, quindi ho vari metodi di posizione, post, get, delete, eccetera. Posso andare a gestire il numero di punti, il processing, i vettoriali, eccetera. Quindi tutte quelle funzionalità gestibili, cioè la maggior parte delle funzionalità gestibili dal data manager, posso anche gestirle da interfaccia. Qual è il vantaggio? Vediamo un esempio pratico, così insomma, possiamo vedere
un po' come che cosa significa utilizzare API. Come vedete, queste API di Atlas Apollo sono state costruite utilizzando Swagger. Quindi, diciamo, gli sviluppatori hanno anche il vantaggio di avere questa interfaccia per poter utilizzare queste API, esempi, e anche addirittura andare a lanciare, come adesso faremo. Allora, abbiamo visto prima il nostro bel catalogo, per cui questo qua lo cancelliamo, così facciamo solo questo. Quello che voglio fare tramite API è andare a creare una nuova aggregate, un nuovo folder, e poi andare a fare il crawling di un dato che è salvato sul server sotto questa cartella API. Questa cartella è raggiungibile tramite questo path, che infatti dopo utilizzeremo. Allora, che andiamo a fare? Ritorno sull'interfaccia di Swagger. Per fare questa operazione andremo a fare una serie di step. Andiamo prima di tutto a vedere, a controllare qual è diciamo, l'ID della nostra root, cioè la cartella principale del catalogo. È un passaggio, diciamo, necessario, che lo so. Lo vado semplicemente a fare, quindi copio questo ID, chiudo questo metodo qui e faccio post. Quindi, come vedete, qui dice add an aggregate catalog item con poche proprietà. Quindi semplicemente posso andare a cliccare su questo esempio, lui automaticamente mi presenta l'esempio. Io copio l'ID che ho visto prima, vado sul server e copio anche questo path qui. Anzi no, adesso dobbiamo semplicemente creare l'aggregato, quindi lo chiamo webinar API. Quindi sostanzialmente vado a dirgli creami una cartella sotto la root che ha questo ID e faccio try it out. Andiamo a vedere all'interno del catalogo. Vedete che ha creato questa cartella, quindi una cartella che ho creato non dal data manager ma tramite API. Ancora più flessibilità nello strumento, io ho la possibilità quindi di utilizzare sia il data manager che l'API, diciamo che il vantaggio è proprio l'integrabilità con altre applicazioni. Vado a leggermi questa ID e adesso vado a fare proprio il crawling. Quindi chiudo questa famiglia qui di API e vado su crawl. Quindi clicco qua e lui mi copia l'esempio. Gli dico in quale cartella tramite questo codice, che è il codice della cartella che abbiamo creato prima, e gli dico dove andare a prendere i dati, copiando questo path qui. Dovrebbe essere tutto ok. Come vedete qui ci sono i codici. Quindi in questo modo, vediamo un po'. Ah, qua devo mettere questi qua. Non mi piacciono i backslash, ma questi qua. Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Che cosa ha fatto? Quindi, come vedete, ha aggiunto il dato che era in quella cartella, quindi lo ha catalogato. Quindi questa è una grossa novità dell'ultima versione, perché ipotizziamo, se noi volessimo
gli esempi possono essere veramente, diciamo, tantissimi, dipende poi dalle esigenze del caso. Se volessimo, ad esempio, creare un'applicazione per fare permettere a un utente di caricare, ad esempio, il SCSI file e andare a catalogarlo, o anche prendere dati da altri sistemi e integrarli nelle nostre applicazioni. Le possibilità sono veramente tante e utilizzando le API di tipo RESTful, diciamo, si ha il vantaggio di utilizzare le semplici chiamate HTTP, quindi lo sviluppo è più agevole. Quindi vedo che stiamo avvicinandoci al termine. Allora, infatti io ti volevo dire, abbiamo gli ultimi 4 minuti, ok, sì, ce la facciamo. Anche perché ci sono alcune domande alle quali dobbiamo rispondere, okay. Riuscire a dare. Credo che abbiamo visto un po' tutto, diciamo, importante, come vi dicevo, Apollo è uno strumento che permette di gestire i metadati in modo ottimale, per cui è diciamo, con l'ultima versione rispetto allo standard 19.115.2016 e ovviamente sempre, diciamo, aggiornato in base alle tutte agli aggiornamenti del OGC, dell'autorità che gestisce questi standard. Anche il servizio di catalogo, il CSV, è proprio il servizio che espone il catalogo all'esterno, è diciamo, è stato reso compliant al standard ISO. E una cosa importante che abbiamo già detto è la scalabilità, quindi la possibilità di gestire crawling in modo ottimale. In termini di scalabilità, Elda Sapolo permette di fare diverse cose. Se abbiamo veramente tanti dati da gestire, potremmo anche pensare di utilizzare non un singolo server, ma un cluster di server. Quindi avere, diciamo, più server che gestiscono gli stessi dati, in modo tale da aumentare l'affidabilità del sistema. Diciamo, giusto per terminare, concludere quello che abbiamo detto, Elda Sapolo quindi è un hub di dati e servizi, quindi che cataloga i dati e li espone come servizi e come, diciamo, oltre ad offrire anche il geoprocessing e altre funzionalità. In una, diciamo, un esempio, abbiamo voluto presentare un esempio di quello che può essere un utilizzo se abbiamo tanti dati. Elda Sapolo permette di gestire in modo ottimale, in modo veramente performante, i dati compressi nel formato ECW, quindi ECV e JPEG 2000. ECV è un formato proprietario di Hexagon, per cui, diciamo, in un ipotetico utilizzo pratico, se abbiamo terabyte, diciamo, di dati, potremmo comprimerli con uno strumento come ad esempio GeoCompressor, che è un altro strumento solo per la compressione, che viene sostanzialmente installato con Airbus, Apollo, quindi uno strumento ausiliario. Questi dati quindi vengono compressi, sia raster che numero di punti, vengono compressi in le numero di punti in Hexagon Point Cloud, vengono serviti in modo ottimale tramite un server o tramite più server ai vari client che possono essere GIS, AutoCAD, Bentley, QGIS, LS Imaging o anche applicazioni web costruite con, come vogliamo, OpenLay e qualsiasi cosa. Per cui, diciamo, abbiamo terminato. Vogliamo... Gli ultimi minuti, esatto, io li impiegherei per dare modo diciamo, a Giuseppe di rispondere alle domande che ci sono arrivate dagli utenti collegati. Una prima domanda è quella riguardo al supporto degli Linux, quindi Apollo è supportato da Linux? Sì, Apollo, in particolare nella versione Core, è supportato da Linux, per cui installabile anche su Linux. Quindi c'è la possibilità a questo punto di installarlo su ambienti Linux. Un altro dato, forse è una cosa che hai già detto, ma è bene magari ripeterla, è la possibilità di configurare Apollo in un cluster di server. Certo, esatto. Quindi, diciamo, anche dal punto di vista, parlando del crawler, del data crawling scalabile. A questo punto, un'altra domanda, è possibile utilizzare Apollo con dati DWG? Sì, con dati CAD. Sì, è possibile, ad esempio, andare a... se si hanno più utenti che vanno a disegnare progetti, quindi creare progetti in AutoCAD, è possibile creare un sistema in cui gli utenti salvano i dati tutti in un stesso, diciamo, server, in un stesso
nel senso warehouse, e Apollo fa il crawling automatico su questi dati che poi possono essere poi visualizzati su tutti i client. Perfetto. Ultima domanda e poi chiudiamo. È possibile ricevere una macchina virtuale con Apollo preinstallato? Sì, è possibile riceverla. Possiamo, quindi, per chi volesse testare AWS Apollo, possiamo inviarvi una macchina virtuale, magari con Linux, con AWS Apollo preinstallato. Scriveteci a questo indirizzo che vedete sul monitor, sales.it. Comunque tutti i partecipanti riceveranno una mail con la presentazione che abbiamo utilizzato, e scriveteci se avete bisogno di informazioni aggiuntive. Sì, io ricordo anche che, così come per tutti gli altri webinar tenuti in passato, anche questo sarà poi disponibile sul nostro sito, quindi la registrazione del webinar per chi volesse ripassare e avere maggiori approfondimenti. In ogni caso l'indirizzo SES indicato nella presentazione è disponibile per qualsiasi altro tipo di richiesta. Sì, giusto per concludere, nel prossimo webinar sì. Parleremo di compressione, per cui comunicheremo la data del prossimo webinar a breve. Comunque seguiteci sui nostri canali, anche social, sul nostro sito, e approfondiremo tutto, la catena della compressione del dato. Perfetto, io non ci sono altre domande, e quindi a questo punto saluterei e ringrazio coloro che hanno partecipato, ringrazio Giuseppe per la disponibilità e alla prossima, arrivederci. A presto, arrivederci.